Sì, il cardinale De Giorgi, uno dei più influenti cardinali del Vaticano, molto ascoltato dal pontefice attuale, viene proprio per benedire e inaugurare la porta di bronzo che raffigura il martirio di San Potito, un tredicenne ucciso per la fede sotto l'imperatore Antonino il Pio tra il 160 e il 180 dell'era cristiana. Un saluto cordiale chiedo a tutti. Sono tornato la seconda volta qui a Cervinara, ben volentieri, anche per commemorare un grande martire, San Potito, che ricorda però, come dicevo poco fa, che tutti oggi cristiani siamo chiamati alla testimonianza. Martirio significa testimonianza. Certo, non alla testimonianza del sangue, però vi sono 105.000 cristiani nel mondo che ogni anno danno la vita per non tradire il Vangelo.